la mia esperienza lunga 30 anni mi ha portato prima ad essere un atleta e poi ad essere allenatore di lei, la Sofiena. Diciamo che la parte più bella l'ho vissuta da allenatore, quindi seguendo lei, i suoi risultati, ho avuto le soddisfazioni insomma maggiori. Direi che comunque anche da atleta mi sono divertito tanto, mi sono tolto qualche soddisfazione, insomma, però mi è servito poi più che altro successivamente quando ho iniziato a fare allenatore la mia esperienza da atleta. Leila ultimamente è orientata molto sulle distanze prolungate, parliamo di maratona, quindi una preparazione dove gran parte della settimana percorre tantissimi chilometri, più o meno siamo sempre sui 160, 180, poi dipende dal periodo, durante l'inverno sicuramente si corre molto di più, cercando di utilizzare poi tutti quelli che sono gli elementi che si possono andare a curare, dalla forza, alla resistenza, insomma, e utilizziamo quindi anche la palestra per dire un elemento importante. E normalmente lei si allena circa 11-12 volte la settimana, quindi parliamo insomma di parecchie volte, insomma. È una brava allieva, insomma, la sua, diciamo che nonostante insomma, tante difficoltà riuscirà sempre a emergere e a dimostrare il suo valore, insomma. Okay. Diciamo che lei nel periodo che sia, cioè nel blocco proprio specifico per la maratona si arriva anche quasi a 200 km, nel periodo di scarico normalmente è sempre su 130-140, comunque il suo chilometraggio è sempre elevato in vista poi quello che poi sarebbero poi i carichi specifici per la maratona, che sono attualmente diciamo quella che è un po' a distanza che predilige, insomma. Nulla toglie che lei corre anche distanze come la mezza maratona o 10.000 metri in pista, che sono distanze a lei congeniali, tant'è che ha vinto titoli italiani e tra poco andrà anche a rappresentare l'Italia in occasione dei campionati europei ad Amsterdam. Io utilizzo i test classici, che sono quelli di Cooper, insomma di Conconi, poi nel caso cioè più che altro specifico, mi piace sempre osservare più che altro le caratteristiche del ragazzo, quindi prima di indirizzarlo su quello che è il mezzo fondo soprattutto, valorizzo più che altro quello che è un pochino il modo che ha, quindi parliamo anche di tecnica, parliamo insomma un po' di altre situazioni, insomma, non è solamente relativo ai test. Non fa test di Cooper perché io la seguo praticamente quotidianamente, quindi per lei è come se fosse un test giornaliero. Ci piace più che magari durante proprio le fasi più importanti, in prossimità soprattutto di appuntamenti importanti, probabilmente proprio sono nelle ripetute che vediamo la condizione e nel comportamento in generale durante anche la settimana precedente alla gara, insomma, si stabiliscono alcune sensazioni, quindi vediamo un attimino se la gamba gira, come si dice. La Runner's Team Colleferro, di cui poi io sono un atleta tra l'altro, è una bellissima realtà che è nata negli ultimi 2 anni, di cui poi il presidente, che è anche mio cognato, che è Fadil, è un motorino sempre in movimento, sa catalizzare attorno a sé tante brave persone, i suoi allenatori in primis, ed è una bella realtà perché vedo molti bambini che sono coinvolti nel progetto. Speriamo che nei prossimi anni insomma ci dia anche soddisfazioni sul campo, al di là della presenza. Noi abitiamo in una valle, quindi è molto facile incontrare saliscendi, insomma. E purtroppo non abbiamo percorsi adatti alla corsa, insomma, condividiamo gli spazi con il normale traffico cittadino e non, ed è pericoloso, soprattutto per giustamente anche i bambini che magari se volessimo farli correre su strada sarebbe molto pericoloso, quindi utilizziamo spesso anche la pista, che poi alla fine non è adatta per gli allenamenti di Laila, però è adatta magari per i bambini. Noi più che altro da tanti anni speriamo sempre che qualcuno si crei uno spazio per noi, e quello è il nostro sogno.
Thank you.